Vuoi anche tu diventare un imprenditore di successo come questo ragazzo? E comprarti questo cazzo di bussolone? Iscriviti al nostro canale e non succederà una bella minchia di niente. Buongiorno! Avete presente un appartamento da 130.000 euro ma con le ruote? Oggi ve lo faccio vedere. I get those goosebumps every time you come around, yeah. My mind, you make everything feel fine. Worry about those comments. I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the hype. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 21, yeah. Oggi vi porteremo in questo nostro secondo episodio di Pimp My Ride, vlog numero 2. Ovvero, cosa facciamo questa settimana? Questa settimana andremo ad applicare la pellicola PPF su tutta la macchina. La parte davanti, quindi la musata, l'abbiamo già fatta tempo fa. Ora il proprietario vuole fare anche appunto le fiancate per proteggerla completamente. Mi piace fare la guida sicura. A cosa serve poi il PPF? Dopo ve lo spiego, quando andremo a lavorare, quando andremo a metterci mano, vi spiegherò per bene a cosa serve la pellicola PPF, che in questo caso sarà opaca, perché la macchina è opaca. E ora dai, come sempre, ci tocca lavorare. Questi sono i coglioni che mi frantuma Francia. No, che ci frantuma il proprietario di questa macchina. Sì, perché il proprietario non è solo un cliente, ma è anche un nostro amico. E è abbastanza, come si dice? Non vorrei offendere. Non lo voglio offendere, Francia. Ciao Mario, ti si vuole bene, Tanto bene. Un bacio Mario, un bacio. Se non vieni è uguale. Oggi non venire, perché ci disturbi. Allora, come vedete, Francia sta lavando e decontaminando questo bussolone. Perché? Perché Franci vuoi lavare questo appartamento? A parte lo sto lavando con un prodotto che si chiama Satino. Ah, della Labo Cosmetica. Labo Cosmetica, apposito per i colori opachi. Quindi Labo Cosmetica, frugatevi. Soldi. Poi? Andiamo a lavarlo, decontaminarlo e soffiarlo per bene prima di procedere al wrap. Bella, pulita, elegante. Ragazzi, però prima di andare avanti vi volevo dire una cosa importante, quella di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere un bel like, che fa sempre piacere. Ma la cosa ancora più importante, oltre ad iscriversi al canale, è quella di seguirci anche su tutti i nostri social, su Instagram, Facebook, YouTube ve l'ho già detto, che ve lo dirò fa, così almeno vedrete tutti i lavori che facciamo, che ovviamente non possiamo mettere su YouTube, per mancanza di tempo, oppure magari qualche lavorettino un pochino più sobrio. Comunque, mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri social, cosa importantissima. I get those goosebumps every time. I need the hype. Throw that to the side. I get those goosebumps every time. Yeah, when you're not around, when you throw that to the side. I get those goosebumps every time. I wanna press my line. Yeah, I wanna press my. I wanna be like. I wanna be like. I wanna press my line. Yeah, I wanna take that ride. Yeah, I'm gonna press my line. I wanna be like. I wanna be like. I wanna press my. I get those.
ce l'abbiamo fatta. Abbiamo installato il PPF su tutta la carrozzeria. Ovviamente la parte davanti, come vi ho già detto, era già stata fatta precedentemente e non ci piace, però ormai c'era e l'abbiamo lasciata nella parte davanti. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto le fiancate, quindi dalle porte, parafanghi, tutto il fianco destro e sinistro, i pezzi dei paraurti, le minigonne. E poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una chicca, i fanali fumé. Questa è la pellicola leggermente, quella più chiara se non ricordo male, sì, dovrebbe essere quella più chiara. Abbiamo fatto una chicca, i fanali li abbiamo fatti fumé, questa è la pellicola più chiara, la possiamo scegliere in tre diverse tonalità, chiara, media, scura, e noi questa qua. Che comunque l'impatto è bello, non è troppo pesante, non è troppo zarro, tamarro, come lo volete chiamare voi, ma è piacevole alla vista e al tatto anche. Perché ricordiamo, questa non è la classica pellicola, ma è una pellicola canalizzata, quindi è una pellicola come quella del wrapping. A differenza della pellicola wrapping, quindi quella per cambiare colore, per capirci, da questa PPF, quindi antisasso, sono anche questi stacchi qua. Allora, la pellicola in questione non possiamo rivolgerla verso l'interno, perché magari con lo sporco può darci questi stacchi. Quindi, essendo più spessa, dobbiamo rifinirla su tutti i bordi, quindi portiere, paraurti, dove viene applicata va rifinita. Ora che vi ho fatto vedere la macchina e cosa l'abbiamo fatto, vi volevo spiegare un attimino la differenza tra pellicola per il wrapping, quindi canalizzata, e pellicola del PPF antisasso. Allora, come appunto si può intuire, la pellicola per il wrapping si usa per cambiare colore alla macchina, per personalizzarla, per fare dei dettagli. La possiamo prendere sia lucida che opaca. Consiglio mio, la pellicola lucida fa schifo, è bucciosa, a me non piace, mentre quella opaca è molto bella, quindi è bello, abbiamo un effetto bello setato, lo potete anche leccare se vi fa piacere, leccatelo. E mentre questa qua, che appunto abbiamo installato, è più spessa, come detto si lavora peggio e va installata con acqua e un gel apposito. A cosa serve? Serve appunto a ridurre il rischio di sciupare la carrozzeria della macchina, quindi proteggiamo innanzitutto la carrozzeria. Poi le sassate in autostrada, sassate in generale, le para parecchio, quindi non abbiamo poi sempre il rischio di rifare il ritocchino, di verniciare pezzi. Questo un po' a scapito mio, perché essendo carrozziere sarei contento che voi prendete una bella sassaiola, così la rifaccio, ma va bene, sono anche contento di mettere la pellicola. Altra cosa positiva di questa pellicola è appunto la resistenza ai graffi, che nei piccoli graffettini, strusciamenti vari, possiamo recuperare tranquillamente la pellicola un po' scaldandola e ovviamente salviamo la carrozzeria. Sì, non sono un mago, è una macchina intelligente. Volevo fare un piccolo appunto su questa macchina, visto che comunque è una macchina importante, bella, d'impatto e soprattutto un modello particolare, perché si tratta appunto del Range Sport Autobiography. Questo è un modello diesel, 3306 cavalli se non sbaglio, ha un gran bel motore. Come si può vedere, l'accostamento dei colori il proprietario l'ha proprio azzeccato, a parer mio. Quindi macchina blu, interni tabacco e nero, questo contrasto col nero per me è un accostamento, penso, uno dei migliori su questa macchina, veramente bello. Sedili con la serigrafia della bandiera inglese, tetto tutto panoramico che appunto si vede e si chiude con il gesto della mano. Questa è una cosa bellissima, ci stare tutto il giorno a fare avanti e indietro. Mario, te lo brucio, te lo dico, ti brucio il motorino del tetto. E abbiamo un come si dice? Cockpit. Abbiamo un cockpit. Una strumentazione, un quadro strumenti bello,
bello e personalizzabile. Non ve lo faccio vedere perché non mi riesce, c'è troppi tasti e non so buono, so più per le macchine rustiche. E oltre appunto al quadro strumenti abbiamo i due monitor, questo per gestire tutto l'infotainment e questo per comandare appunto i sedili, impostazione del veicolo, climatizzatore e quant'altro. Qua abbiamo classici pulsantini che troviamo in tutti i range, abbassare, alzare la macchina, l'impianto audio è un Meridian, suona veramente bene e questa macchina è veramente favolosa, di lusso, un super lusso diciamo. Francio, se li vuoi ricordare ai nostri ascoltatori? Di iscriversi subito. Subito. Poi, non se lo ricorda. Di iscriversi. Di iscriversi, ma solo sul canale o anche su altri tutto, posti? Tutto, da tutte le parti. Quindi sui nostri social. Social, Facebook, Instagram, tutto. Facciamo tutto. Anche una marchetta. Te la faccio io la marchetta a lui. Se dovete fare qualche lavoro di grafica, è lui. Iscrivetevi anche sul mio di canale. Bravo, franci.cima. Grafica, tutto. Grafica, copertine, grafica e tutto. Grafica e tutto vi fa, vi dà anche il cencio. Se volete fare personalizzazioni e vedere prima il lavoro di come verrà, contattateci. Contattate, noi vi facciamo con Photoshop. Shops. Facciamo vedere come verrà prima ancora di farlo, quindi. Meglio di così non si può fare niente. Ed è gratis se lo fate, se no costa 1000 euro. È giusto, bene dillo. Bene, ciao cavalloni. Bene, ciao a tutti, fate il PPF. Bravi, alla prossima.